1 gennaio 1983, festa di Maria Santissima, Madre di Dio, Madre della Speranza. All'inizio di questo anno, la Chiesa guarda a me con fiducia e mi venera nel mistero della mia divina e universale maternità. Ed in mezzo alle innumerevoli sofferenze del momento presente, alle molte inquietudini, alle minacce che incombono sul vostro futuro, alzate lo sguardo alla vostra Mamma Celeste. Come alla fonte della misericordia divina e come grande segno di speranza per voi. Io sono la Madre della Speranza. Questa è la virtù teologale che deve essere particolarmente vissuta nelle sanguinose ore della purificazione. In quante maniere il mio avversario cerca di portarvi allo scoraggiamento per rendervi così inoffensivi e dare meno vigore alla forza della mia schiera vittoriosa. Non temete, perché Satana è già stato vinto da Gesù ed ogni sua apparente vittoria prepara per lui una nuova reale grande sconfitta. Se ancora l'odio insanguina le vostre strade, se il peccato ricopre di ghiaccio l'anima ed il cuore di molti, se l'umanità non ritorna sulla strada dell'amore, se la ribellione a Dio si fa ogni giorno più forte, sia ancora più grande la vostra fiducia nella misericordia del Padre Celeste e guardate a me come segno della vostra speranza. Sono la Madre dell'amore e della grazia, del perdono e della misericordia, e perciò all'inizio di questo anno, segnato da importanti avvenimenti nel disegno della provvidenza, io percorro le strade deserte del mondo per spargere nel cuore dei miei figli semi di pentimento, di bontà e di speranza. C'è tanto bisogno oggi di luce e di conforto, c'è tanta necessità in questi tempi di consolazione e di materno incoraggiamento per tutti i miei figli. Guardo con addolorata pietà all'innumerevole schiera dei miei figli peccatori, ai giovani sedotti e traditi dalla società in cui vivono, agli adulti resi schiavi dall'egoismo sfrenato e dall'odio, ai figli della Chiesa resi pigri dalla indifferenza e dalla mancanza di fede. A tutti oggi ripeto: io sono la Madre della vostra speranza. Non vi scoraggi il grande gelo che ricopre il mondo, perché ogni giorno io spargo ovunque semi di vita e di risurrezione. Io sono l'alba che precede il sole, sono l'aurora che dà inizio al nuovo giorno. Sono la Madre della Santa Letizia. Vivete nella gioia di sentirvi amati da Dio, che vi è Padre, portati dallo Spirito come figli, sorretti da Gesù come tanti suoi piccoli fratelli. Nella gioia di vivere nel cuore della Santissima Trinità e di trovarvi al sicuro nel giardino del mio cuore immacolato. Iniziate questo nuovo anno per viverlo tutti insieme con me.